Allora ragazzi, questo è l'ultimo video, a meno che non cambi idea, su YouTube è un lavoro, che praticamente l'idea è questa, YouTube non è proprio come un lavoro, ma è più come se quando andate a giocare al lotto o comprate il biglietto della lotteria. Anche un passatempo come potrebbe essere un quiz, comunque che anche capire i sistemi algoritmici è come un quiz, diciamo, un cruciverba, un puzzle, ok, però è anche un ponte per il successo poi fuori da YouTube, perché è come se fosse, che se sia, scusate, una Broadway, quindi dilettanti allo sbaraglio, musicisti, ma anche sceneggiatori, anche questi che disegnano videogames, anche gamers, insomma, è come esplorare i nuovi talenti, perché comunque anche gli artisti del passato, come un periodo bisognava essere John Wayne negli anni 50-60, tutti gli attori a Hollywood dovevano essere dei nuovi John Wayne, ok? O dei nuovi 007, o insomma, le saghe di successo dovevano essere ripetute, quindi nascevano altre saghe simili che imitavano. Questo adesso succede su YouTube, quindi tutti quegli attori del passato adesso avrebbero un canale YouTube comunque, perché YouTube è diventata la nuova Broadway. E comunque i vlog in sé sono morti. Perché tu fai il vlog anche turistico, è stato già fatto tutto. Ormai i vlog sono morti, ragazzi. Voi ha voglia fare i vlog, non faranno più 1 milione di visualizzazioni. Perché sono morti i vlog, sono. Quindi a meno che tu nel vlog poi non spieghi una cosa, tu usi il vlog come modo, come tecnica per esporre un'altra cosa. Sì. Perché il vlog è come si sta scrivendo, come scrivere un libro, ormai il vlog. Però il concetto di vlog in sé è morto, perché ormai sono stati fatti tutti i vlog inimmaginabili, capito? Canali con 5 milioni di iscritti, hanno fatto tutto ormai. Quindi il vlog è morto in sé, però lo puoi usare per esprimere un concetto. Poi adesso, siccome mi hanno anche chiesto, ma ci vuole una telecamera in 4K? Beh, se non è in 4K, comunque un full HD con un alto frame rate dovrebbe essere, cioè un'alta qualità di frame rate, con 60 fps almeno. Comunque ormai tutte le telecamere, smartphone, hanno telecamere così. O 2K va bene, ma sì, comunque sarebbe meglio avere una 4K. E comunque, se fate anche travel vlog, avete visto quanto è difficile tenere la stabilizzazione. Quindi ci vuole anche un telefonino che abbia integrata già la stabilizzazione, o comunque un gimbal si chiama, cioè una struttura che ti permette di rimanere il telefonino stabile, che non faccia questa, come la GoPro. Quindi se uno ha già soldini è meglio che si prenda una GoPro, perché chi ha già una telecamera con 4K e GoPro è avvantaggiato agli altri canali, perché se noi andiamo a vedere un canale normale di 1000 iscritti, non penso che abbia la telecamera 4K con 60 fps con stabilizzazione, non penso. Invece quando andiamo a vedere canali che hanno 100.000, 200.000, 300.000. Perché questa è la domanda. Quando vedete un canale con poche visual,
pensate che sia sottovalutato quel canale, e quando invece guardate il vostro canale preferito, che magari ha 1 milione di iscritti, pensate che sia meritato il successo di quel canale, pensate che i suoi video siano belli, che siano fatti bene, che siano fatti in maniera approfondita, professionale, che vi tiene attaccati allo schermo, o pensate che sia fortuna, o quel canale lì da 1000 iscritti, pensate che sia sempre sottovalutato, e perché si merita 1000 iscritti? Perché non fa il salto di qualità, come per esempio con una telecamera, perché quando uno ha certi iscritti, poi è normale che questa telecamera, cioè la tecnica migliori, i programmi migliori, la parlata migliore, tutto migliora, evolve tutto quanto con l'evoluzione del canale, comunque è normale. E quindi è per quello che YouTube è una maratona, perché se tu vai all'università di cinematografia, ti credi che sia facile? Sono tra i più, di almeno dai libri, come era prima, comunque era come se entravi nel castello di Dracula, che cioè ti spulciavano, ti sbudellavano e poi uscivi attore, capito? Quella è l'idea, anche questa cosa di usare altri personaggi è abbastanza intimidatoria, capito? Cioè non è per tutti, deve avere anche un forte coraggio per diventare comunque una persona di successo, non è per tutti, non siamo tutti pronti, e devi avere le spalle larghe, perché là dietro c'è un sacco di gente che diventa di merda, okay, scusate la parola, per così, solo perché tu hai fatto successo, quelli pensano che ti odiano, ragazzi, e non capite perché tu solo hai fatto uno studio di decine di anni, perché è così. Se tu vuoi fare la carriera cinematografica, non lo so, musicistica, ci vogliono 20, 30, 30, 40, 50 anni, anche nelle arti marziali, per diventare un maestro ci vogliono 30, 40 anni di pratica costante, a meno che non sei il genio, che magari, capito, perché ci sono anche i geni che in poco tempo bruciano tutte le tappe, perché ci sono quei canali lì che prendono, caricano 50 video, 1 milione di iscritti. Ci sono anche quei canali. Ma poi questa cosa del fare successo, a parte che non è per tutti, perché sì, all'inizio ti può dare eccitazione quando c'è il primo video virale, ma poi dopo diventa, l'eccitazione sparisce in fretta e diventa solo lati negativi, perché praticamente la gente appunto si incattivisce con te. Poi hanno un'idea su di te che non è la realtà, iniziano a comparire personaggi strani che vogliono sfruttare la tua naturalità, quindi bisogna stare attenti. Quindi all'inizio si ha lati positivi, ma poi dopo diventano solo lati negativi, quindi il successo, guarda, quasi lo... è sopravvalutato, ecco, sì, è sopravvalutato. Comunque quando andate a giocare alla lotteria non è che avete l'aspettativa di vincere il montepremi, diciamo che avete una speranza, perché appunto YouTube paga con quella, con la speranza, è come quando andate a comprare il biglietto, capito? E quindi è la dopamina quella, cioè quando fate un video virale dopamina vi dà, però la dopamina subito in 5 minuti sparisce. Quindi invece ci sono canali che hanno costruito il loro successo costante, quindi con i video verdi, si chiamano, sempre verdi, che l'algoritmo li premia tanto, perché YouTube è una meritocrazia, perché se noi guardiamo i canali di successo, il vostro canale preferito si merita quel successo là. Quindi è una meritocrazia, però che si basa su algoritmi. Quindi è un algoritmocrazia YouTube, cioè praticamente decidono gli algoritmi in base a cosa metti come titolo,
qual è l'argomento del video, qual è la copertina, qual è la musica, la luce che c'hai anche nella, insomma, premia più un video che ha una ottima luce piuttosto che un video che è scuro, che abbiamo visto anche quello. Ci sono canali con una scarsa luce, canali con un'ottima luce, quelli con ottima luce fanno 100.000 visual, quello con scarsa luce ne fa 50. Quindi anche la luce conta un sacco su YouTube, che è un altro aspetto sottovalutato di YouTube. Quindi un hack che vi do al volo, mettersi di fronte alla finestra, cioè il computer, il telefono, lo mettete opposto alla finestra che vi dà luce, perché quella già è un'ottima luce, vedete? Che questa favorisce l'algoritmo, perché noi stiamo qui a cioè dobbiamo fare degli assist. È un concetto calcistico, okay. Assist di basket all'algoritmo. Così l'algoritmo a lungo tempo ci premia. Quindi abbiamo detto, bisogna copertine, linguaggio SEO, cioè i titoli, le descrizioni, l'argomento del video, le tag, le luci, l'inquadratura, ma anche devi anche riuscire a fare dei tagli giusti, perché se a noi lo spettatore, addio, perché non, cioè devi essere anche uno che sappia intrattenere, quindi fare corsi. Uno, se vuole fare la carriera qua, corsi sia di come funziona l'algoritmo, sia di come funzionano i social media, sia di come porti tu, quindi anche cioè ci sono i corsi comunque di teatro, ci sono libri su come porsi di fronte alla telecamera, ci sono, bisogna studiare, ragazzi. Quindi togliamoci alla testa che sono rari i casi di canali che hanno senza studio fatto successo e senza lavoro. Purtroppo YouTube è come gli altri sistemi, come se scrivi un libro, abbiamo detto in un altro video, non è che scrivi un libro subito vendi un milione di copie. Se vendi un libro magari non te lo compra nessuno, magari lo regali, poi ne scrivi un altro, metti che ne scrivi 100 libri, al 100° libro fai il successo, che tanti sono così, hanno scritto tanti libri, ed è questo che stiamo facendo, fare tanti video. Comunque meglio di fare un video fatto bene al mese, meglio farne tanti, perché in quella maniera là evolvi. Questo è il discorso. Allora tu fai un video giusto, però è uno, invece uno ne fa 100 buoni, non perfetti, anzi se tu ritieni che i tuoi video siano perfetti, quella è la morte del canale, è la morte del creator, cioè non ti devi fossilizzare, devi sempre rinnovarti. E i fallimenti, ok, allora le persone che pensano in quella maniera là, allora il fallimento vuol dire che devo cambiare il campo, vuol dire che non hanno la passione. Il fallimento dà benzina per riemergere dalle proprie ceneri, diciamo, cioè quel concetto là è rinnovarsi, cercare un aspetto di sé, tagliare le parti di scarto, cioè tagliare i video che praticamente erano un peso, per esempio, o se scrivi un libro i capitoli che sembra che non ti piacevano, che non ti convincevano realmente. Quindi anche su YouTube è questa cosa, eliminare i video che non ti convincono, perché quando ne produci tanti ci sarà qualche video che non ti convince però quando ne produci tanto evolvi più in fretta rispetto a uno che produce un video che evolve meno in fretta. Quindi ci vediamo al prossimo video, poi vediamo se farne altri su questo argomento. Ciao.
Quindi YouTube è un'algoritmocrazia che ti favorisce temporaneamente, perché la novità è questa, cioè YouTube costantemente aggiorna gli algoritmi, quindi un algoritmo che ti ha favorito un anno fa potrebbe cambiare, quindi bisogna favorire l'algoritmo costantemente, aggiornarsi costantemente, per quello ecco il coefficiente di difficoltà di YouTube. Come fa uno a capire, intuire come funziona? Perché c'è 1 miliardo di persone che sta facendo questo studio attualmente. 1 miliardo di persone stanno studiando come funziona l'algoritmo di YouTube. Quindi non sei solo, capito? Già questo fatto qui. O se non sarà 1 miliardo, saranno 100 milioni. 100 milioni stanno studiando l'algoritmo. E quindi c'è tanto lavoro, insomma. Non scoraggiamoci.